tempo che non vi vedo. Nel video di oggi parliamo della Lucky Girl Syndrome, ovvero la sindrome della ragazza fortunata. E no, non il trend di TikTok, bensì quella vera. Probabilmente vi starete chiedendo, perché anch'io me lo sono chiesto prima di iniziare le mie ricerche, ma come? Un'altra roba? Cioè abbiamo già parlato di manifestazione, abbiamo già parlato di legge dell'attrazione, abbiamo già imparato a realizzare delle vision board efficaci, ora cos'è questa novità? Infatti non c'è nessuna novità. La sindrome della ragazza fortunata non è altro che legge dell'attrazione più legge dell'assunzione più manifestazione parafrasate. E vi garantisco che dopo questo non avrete più bisogno di guardare nessun video sul tema. Prima di cominciare, come sempre, io vi invito ad iscrivervi al canale qua sotto, lasciare un like al video se vi è piaciuto, un commento di supporto è sempre gradito, e già che siete da quelle parti potete anche condividere il video con amici e amici che pensate che possano essere interessati a questo tipo di argomenti. In tutto ciò io sto bevendo come un cammello, perché a Milano dire che fa caldo è un eufemismo, quindi scusatemi, ma in questo video mi vedrete bere tantissimo, e comunque incoraggio anche voi a farlo, perché soprattutto d'estate è molto importante restare idratati. In maniera super semplice, la sindrome della ragazza fortunata si realizza quando una persona crede di essere la donna oppure anche l'uomo più fortunato al mondo, e quindi questo diventa realtà. Se siamo affetti tra virgolette dalla sindrome della ragazza fortunata, crediamo che nella nostra vita tutto funzioni per il meglio, che l'universo stia al 100% dalla nostra parte e che sia pronto a darci tutto ciò che desideriamo. Quindi questa Lucky Girl Syndrome non è altro che una pratica di motivazione, di emancipazione per certi versi, che ci incoraggia a pensare positivo, perché ci permette di acquisire fiducia in noi stessi e di sentirci capaci di ottenere tutto ciò che vogliamo nella vita. A prescindere dal fatto che la sindrome della ragazza fortunata sia diventato un vero e proprio trend sui social media, io credo che rappresenti un bellissimo mindset per approcciarsi alla vita di tutti i giorni, non trovate? Come vi accennavo all'inizio del video, stiamo sostanzialmente parlando di legge dell'attrazione, legge dell'assunzione e manifestazione riformulate. Quindi vorrei fare un velocissimo ripasso su questi principi che stanno alla base del cambiamento di mentalità forse più significativo in assoluto che possiate fare nella vostra vita, mentre invece nell'ultima parte del video vorrei concentrarmi un po' sull'aspetto scientifico a sostegno di questa teoria. La legge dell'attrazione è una filosofia che suggerisce che i pensieri positivi portano nella vita di una persona risultati positivi, mentre i pensieri negativi portano risultati negativi. Nella legge dell'attrazione i pensieri sono energia, e l'energia positiva è in grado di attrarre tutta una serie di eventi positivi, opportunità, successi in tutti i settori della nostra vita, dalla salute alle finanze, alle relazioni, al lavoro, allo studio, all'ambito accademico, insomma, chi più ne ha più ne metta. Dall'altra parte, la legge dell'assunzione funziona in modo simile alla legge dell'attrazione, assumendo che tutto ciò che vogliamo sia già a portata di mano. Questo principio ci dice sostanzialmente di iniziare a comportarci come se avessimo già tutto ciò che desideriamo. Dobbiamo crederci, dobbiamo sentirlo dentro di noi, e in breve tempo tutto questo sarà vero. L'energia dei nostri pensieri manifesta le nostre esperienze. Se avete avuto modo di applicare almeno uno di questi due principi, o anche casualmente avete avuto prova della loro efficacia, probabilmente vi sarete chiesti perché funziona. Insomma, sappiamo che la magia non esiste, quindi se questa cosa funziona ci deve essere un motivo, se non prettamente scientifico, quantomeno pseudo-scientifico. Ovviamente io questa cosa me la sono chiesta, altrimenti non saremo qua a fare questo video, e ho scoperto l'esistenza di un'area del nostro cervello, tra parentesi mi sono sentita anche abbastanza ignorante perché non ero assolutamente a conoscenza di questa cosa, che si chiama, me lo sono scritto così non mi sbaglio, sistema reticolare attivatore ascendente. Fortunatamente dalla terminologia inglese abbiamo tratto un acronimo che è RAS, quindi ovviamente io lo chiamerò RAS per tutto il resto del video perché mi sembra già abbastanza complesso,
E che cos'è questo RAS? Si tratta di un piccolo fascio di nervi nel tronco cerebrale che fa da filtro e decide quali informazioni far passare e quali no. Attenzione, perché questa è una cosa veramente molto importante. Spero di non essere l'unica che non era a conoscenza di questa cosa. In caso, spero di avervi insegnato qualcosa di nuovo. E perché risulta particolarmente interessante ai fini della nostra Lucky Girl Syndrome? Dunque, proverò a spiegarvi in parole molto molto semplici il funzionamento del nostro sistema reticolare attivatore ascendente. In caso all'ascolto ci fosse qualche professionista, si senta libero di farmi sapere nei commenti se ci sono delle inesattezze nella mia spiegazione, perché chiaramente non sono del mestiere. Allora, noi costantemente siamo esposti a tantissimi stimoli. Per forza di cose il nostro cervello non può elaborare proprio tutto quello che ci circonda, perché si tratta di una quantità davvero eccessiva di dati. Quindi il nostro caro amico RAS entra in gioco e funziona come filtro per decidere quali di questi dati far passare e quali tenere momentaneamente fuori dal nostro cervello. Vi faccio qualche esempio per farvi capire meglio, spero. Se noi siamo a camminare nel bosco e ci troviamo improvvisamente di fronte a una vipera, in quell'esatto momento nel nostro cervello non ci sarà più spazio per stimoli come il cinguettio degli uccellini, il vento sulla pelle, il fruscio delle foglie, perché questi stimoli verranno schermati per permettere al nostro cervello di raccogliere le energie e concentrarle per far fronte alla minaccia della vipera. Stessa cosa, se noi vogliamo comprare una nuova macchina rossa, vi sarà sicuramente capitato di vedere in continuazione macchine rosse per la strada, online, sui social. Il sistema reticolare attivatore ascendente entra in gioco anche nelle neomamme, e questo è un altro esempio molto molto comune per spiegare il funzionamento di quest'area del nostro cervello. Vi sarà sicuramente capitato di sentire dire, di sentire raccontare, oppure se voi stessi siete genitori, di come i genitori quando hanno un bambino piccolo non sentono le auto fuori per la strada, non sentono se crolla la casa dei vicini di fianco, però al minimo rumore o movimento del bambino nell'altra stanza sono subito allerta. E questo che cosa ci insegna? Ci insegna che noi possiamo istruire il nostro RAS a che cosa prestare attenzione, cioè possiamo dirgli: mi devi notificare di questo e di quest'altro. Come appunto negli eventi positivi, no? Nelle opportunità, nei successi, possiamo allenarlo a prestare particolarmente attenzione a tutte le cose belle che ci succedono e meno alle cose negative. Spero di essermi spiegata, perché questa è veramente una cosa che cambia la vita per il meglio, cioè prendere consapevolezza del fatto che noi possiamo allenare il nostro cervello a prestare maggiore attenzione a tutto ciò che ci fa dire: cavolo, sono proprio una persona fortunata, la mia vita funziona alla perfezione e tutto ciò che desidero lo sto ottenendo. In caso poi voleste approfondire altra letteratura scientifica sul tema, vi consiglio anche questo libro che si chiama The Luck Factor, se non sbaglio in italiano Il Fattore Fortuna, scritto dal dottor Richard Wiseman, il quale attraverso una serie di esperimenti e interviste studia i comportamenti psicologici che permettono alle persone fortunate di esserlo sempre di più e da cui possiamo anche noi imparare. Molto molto interessante, ve lo consiglio e vi lascio anche il link in descrizione qua sotto, perché se non sbaglio è disponibile anche su Amazon. Bene, tutto questo per dire che la sindrome della ragazza fortunata non è un dono destinato a una sola persona nata un giorno magico in cui tutti i pianeti dell'universo erano allineati a suo favore, assolutamente no. Tutti possiamo cambiare mentalità e cambiare il nostro approccio nei confronti della vita per vivere meglio, perché alla fine di questo si tratta, nient'altro. Non vi posso assicurare che dopo questo video non avrete più giorni no, non avrete più intoppi nel vostro percorso,
Però quello che vi posso assicurare è che saprete far fronte alle avversità diversamente, con un mindset diverso, e sarete sicuramente anche più resilienti, e secondo me questo non è poco. Come sempre, io spero che questo video vi sia piaciuto e che vi sia stato utile o che vi possa essere utile in futuro. Se è così, non dimenticate di lasciare un like e iscrivervi al canale qua sotto, condividere il video con amici e nemici che pensate che possano essere interessati a questo tipo di argomenti. Qua sullo schermo vi lascio altri video su temi simili che secondo me potrebbero esservi utili, e in descrizione trovate anche il link alla mia pagina Ko-fi se volete supportare la crescita del canale con un caffè simbolico tramite PayPal. E noi ci vediamo nel prossimo video.